Si è conclusa la prima giornata del Sei Nazioni 2022. È stata una giornata in cui hanno vinto le squadre che giocavano tra le mura amiche. Infatti l'Irlanda si è imposta sul Galles 29-7, la Scozia ha vinto quasi a sorpresa sull'Inghilterra 20-17, mentre nel derby latino la Francia ha battuto lo Stade de France quasi a fatica, l'Italia 37-10. Allora, ma partiamo con la partita inaugurale di questo Sei Nazioni 2022. Partiamo con Irlanda-Galles. L'Irlanda che è partita subito a fuoco, ha segnato dopo 2 minuti Achi, e da lì si pensava, almeno io, che sarebbe stata una catastrofe per il Galles. Ma devo dire che il Galles, dopo quella meta, ha resistito molto bene in difesa agli attacchi irlandesi. E il primo tempo è finito solo 10-0, grazie al 20° minuto di gioco, Sexton con un calcio di punizione. Quindi, primo tempo, tutto sommato, ha visto solo l'Irlanda giocare. Il Galles si è difeso solamente, ma ha difeso molto bene. Nel secondo tempo, però, la sorte è cambiata, anche perché a causa della ammonizione di Josh Adams, che è entrato con la spalla sul mento di Sexton, quindi l'arbitro ha deciso di ammonirlo. E quindi l'Irlanda ne ha approfittato e ha marcato 2 volte tra 40° e 50° con Conway, quindi doppietta di Conway, mentre 10 minuti più tardi, al 60° minuto di gioco, Ringrose ha chiuso la partita marcando la quarta meta della partita, ottenendo così il punto di bonus. Mentre intorno al 74° minuto di gioco, Bashaw ne approfitta. La prima volta che il Galles entrava nei 10 avversari, con un passaggio sbagliato di Murray, Bashaw ne approfitta e vola in mezzo ai pali. Quella è stata l'unica volta in cui il Galles si è visto in fase offensiva e in fase d'attacco. Devo dire che l'Irlanda è una conferma. All'inizio, nell'altro mio video, dicevo che l'Irlanda, nessuno, dico quasi nessuno, sarebbe uscito vincitore alla Viva Stadium, perché questa partita è una conferma, perché l'Irlanda non ha praticamente fatto giocare il Galles. Quasi tutta la partita si è giocata nella metà campo dei Dragoni, quindi l'Irlanda ha confermato il suo stato di forma eccezionale. Il migliore in campo dell'Irlanda, secondo me, è stato con la sua doppietta Conway. Grazie alla sua doppietta, diciamo anche grazie alla sua doppietta, che l'Irlanda ha ottenuto la vittoria. Ma il peggiore in campo, peggiore per modo di dire, sono stati tutti bravi. Ma devo dare una pagella, devo dare in ogni squadra darò il migliore e il peggiore. Il peggiore dell'Irlanda, secondo me, è stato Conan, la terza linea centro. È stata sostituita infatti al 45° da Omoni, perché non dico che giocava male, però non era proprio in partita. Allora, il migliore del Galles è stato autore della meta, Bashan, in quanto lui, nonostante la meta, ha giocato veramente molto bene, ha difeso molto bene, era presente in ogni azione, in ogni placcaggio, quindi merita l'MVP del Galles. Il peggiore del Galles hanno giocato tutti quasi male, ma il peggiore, come ruolo di importanza, è sicuramente il neo capitano Dan Biggar, che praticamente inesistente, era la prima da capitano del Galles per l'assenza di Alloway Jones, quindi forse si sentiva, era un po' sotto i riflettori, e infatti dopo 60 minuti è stato sostituito da Pivac, e quindi secondo me è stato il peggiore del Galles. Quindi l'Irlanda conferma il suo ottimo stato di forma e sarà una pretendente per la vittoria finale. Un'altra pretendente a sorpresa, quale sorpresa, è la Scozia. La Scozia che ha ottenuto una vittoria sofferta sull'Inghilterra. Tutti davano, non tutti o quasi tutti, davano come vittoriosa l'Inghilterra, anche perché c'era l'esordio di Smith, di Stewart e altri molti giovani. È stata una partita equilibrata fino al 75° minuto di gioco. Primo tempo
è finito con il vantaggio la Scozia, ma c'è una nota positiva per la Scozia, perché Ali Price esce dopo 3 minuti di gioco per una botta alla concussion, quindi esce per fare il controllo, e entra il neodebuttante Ben White. Ben White, giocatore del London Irish, entra, segna e dopo neanche 1 minuto Ali Price torna in campo. Quindi debutto da sogno per Ali Price, giocatore del 98, quindi già 23 anni, entra. Debuttante, entra, segna, esce, e questo è stato un esordio da sogno per lui. Quindi la partita è finita a 20-17, ma come dicevo prima, è stata una partita molto equilibrata in cui i calci piazzati hanno dato quel passo in più per arrivare alla vittoria. E quindi tutti i 17 punti li ha ottenuti Marcus Smith, l'ha fatti Marcus Smith, il giocatore che debuttava in queste Sei Nazioni, giocatore che è giovanissimo ma sembra già un veterano, quindi per me l'MVP dell'Inghilterra è Marcus Smith, con la sua meta e con i suoi 4 calci piazzati ha dato all'Inghilterra 17 punti, ma non sono bastati, anche perché al 60° minuto di gioco, dopo aver segnato la meta, Eddie Jones l'ha sostituito e da lì in poi la fiamma inglese si è spenta. Infatti, secondo me, Marcus Smith è l'anima di questa squadra e Eddie Jones dovrebbe lasciarlo in campo tutti gli 80 minuti. Quindi l'MVP è Marcus Smith dell'Inghilterra, mentre il giocatore che ha giocato peggio dell'Inghilterra è sicuramente Dickey, il tallonatore inglese. Ha regalato alla Scozia la seconda meta che gli è valsa la vittoria. Infatti, con un... Phil Russell ha lanciato Van der Merwe da una parte del campo col suo splendido piede di Phil Russell per cercare Van der Merwe, ma Dickey, non arrivandoci o a malapena arrivandoci, ha preso la palla e l'ha buttata direttamente fuori apposta. Quindi l'arbitro ha deciso di ammonire e di dare la meta di punizione alla Scozia. Quindi la Scozia si è portata sul 17-17 e qualche minuto dopo Phil Russell ha realizzato il calcio di punizione. Quindi risultato finale 20-17, quindi il peggiore è stato Dickey, si è scusato anche sui social per il suo errore clamoroso. Sicuramente l'MVP della Scozia, tutta la squadra ha giocato molto bene, tutta la squadra ha giocato per la vittoria, quindi non mi sento di dare un miglior giocatore alla Scozia, però grazie al suo esordio da sogno, l'MVP sicuramente la scorsa è Ben White, entrato 5 minuti, ha segnato, uscito a posto. Il suo esordio da sogno si è concluso così. Mentre il peggiore, nessuno ha giocato peggio di nessuno, però per dare un nome metto il pilone Sutherland, che infatti è uscito anche lui dopo poco, nel secondo tempo, verso il 45esimo, 50esimo secondo tempo. Quindi la Scozia ha vinto per la seconda volta la Calcutta Cup, visto che l'anno scorso aveva vinto a Twickenham 11-6, e ha ottenuto 4 punti di bonus, cioè 4 punti classifica, perché non ha segnato solo 2 mete, quindi ha ottenuto 4 punti classifica, mentre l'Inghilterra 1 per la differenza punti. Solo 3 punti di differenza, quindi ha ottenuto 1 punto in classifica. Veniamo all'ultima sfida, quella dove giocava la nostra nazionale dell'Italia. È finita 37-10, ma devo fare i complimenti alla nazionale italiana perché avevamo chiesto a tutto lo staff e a tutti i giocatori di giocare da squadra e sinceramente abbiamo visto una grande Italia oggi allo Stade de France. Il primo tempo è finito 11-10 per la Francia, ma eravamo in vantaggio gran parte del primo tempo, in quanto è finito 18-10, scusate, perché all'ultimo secondo Villar ha segnato la meta del 18-10. Ma il primo tempo è stato un primo tempo favoloso dell'Italia. Ha segnato Menoncello, che era il suo esordio, ed è il giocatore più giovane ad aver segnato nel Sei Nazioni con i suoi 19 anni, più giovane in assoluto. E in difesa eravamo belli tosti.
La Francia ha trovato la meta, grazie, la prima meta, grazie a un errore di Varney. Con un passaggio ha liberato Willems, quindi Willems ha marcato in meta. E da lì in poi, però, comunque, dopo la meta, abbiamo giocato comunque bene nel primo tempo. Nel secondo tempo, l'Italia si è un po' spenta, però abbiamo giocato comunque bene. In fase offensiva eravamo pressoché inesistenti. Quando arrivavamo nei 10 avversari non ne faticavamo, infatti perdevamo palla così, quindi la Francia recuperava. Però comunque devo dire che abbiamo difeso molto bene, abbiamo giocato da squadra. Quindi sono molto contento per la prestazione italiana, perché se giochiamo così tutte le partite possiamo vincerne almeno una. Magari contro l'Inghilterra a Roma, la prossima, oppure contro il Galles. Il migliore della Francia è stato sicuramente con la sua tripletta Villiers. Villiers ha fatto la tripletta, ha giocato benissimo, rompeva gli spazi. E mentre il giocatore peggiore è stato Dupont. Dupont perché è il giocatore più forte del mondo del 2021, ma in questa partita l'ho visto spento, non ho visto il Dupont di sempre. Mentre voglio elogiare tutta la squadra italiana, tutti i giocatori sono stati MVP, secondo me hanno giocato molto bene, mentre il giocatore peggiore potrei dire Varney per l'errore facile che poteva evitare, però non mi sento di dare come peggior giocatore Varney dell'Italia, perché è giovane, ha ancora tanta strada davanti da fare, quindi ci può stare, ci può stare. Se avesse avuto ancora un po' più di esperienza, magari quell'errore non l'aveva fatto. Quindi ricapitolando, Irlanda si impone sul Galles, la Scozia vince quella sorpresa sull'Inghilterra e nel derby latino la Francia vince allo Stade de France, l'Italia quasi con fatica. Nella prossima giornata vediamo quasi la sfida decisiva per la vincitrice delle Sei Nazioni, perché la Francia vola a... No, anzi, l'Irlanda vola allo Stade de France a Parigi, quindi... L'Irlanda e la Francia sono le due squadre pretendenti per vincere questo Sei Nazioni, quindi siamo già alla sfida decisiva alla seconda giornata. L'Italia ospita l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra, vedendola giocare contro la Scozia, non ha brillato, quindi si può battere, mentre la Scozia va a giocare al Millennium Stadium contro il Galles. La Scozia che se vince anche contro il Galles, dovrebbe vincere contro il Galles, perché questo Galles non è in forma, mentre la Scozia è molto in forma. Dico che potrebbe vincere questo Sei Nazioni. Lei, la Scozia, che non ha mai vinto il Sei Nazioni, in quanto l'ultima volta che ha vinto questo trofeo era ancora nelle Cinque Nazioni, quindi nel 1999. La classifica attuale è Irlanda e Francia con 5 punti, Scozia con 4, Inghilterra con 1 e Galles Italia con 0. Quindi la prossima giornata sarà nel prossimo weekend. Si parte con Galles Scozia di sabato alle 15:15, poi Francia Irlanda alle 18 di sempre di sabato, poi chiude la giornata con Italia e Inghilterra. Quindi per oggi è tutto, alla prossima.